È il punto d'incontro tra la terra e il mare, dove passa tutto il pesce che mangiamo sulle nostre tavole. È il mercato di Chioggia, la Wall Street dell'Adriatico. Questo è il mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. È in assoluto, lo dico subito, il mercato ittico più grande misto alla produzione d'Italia, sia per quanto riguarda la flotta, sia anche per il fatturato, un fatturato di 40 milioni di euro. È un mercato particolare perché si apre due volte al giorno, quindi sia alle 3 del mattino che alle 3 del pomeriggio. La vendita può venire o in modo diretto, quindi con una trattativa diretta tra chi acquista e chi vende, ma anche attraverso la famosa asta d'orecchio. La vendita all'interno del mercato, una vendita è un prodotto, viene venduto un prodotto particolare, cioè un prodotto sia che viene pescato nel mare sia nella laguna. Quindi sono un numero infinito di prodotti particolari della laguna che si trovano solamente nella laguna, quindi con acqua sostanzialmente salmastra, dolce salmastra, quindi molto particolare. Ci sono diverse selezioni, ci sono prodotti che vengono lavorati, destinati alla conservazione per le fabbriche e prodotti che vengono commercializzati al pubblico e quindi hanno un trattamento diverso. Cosa fa il commissionario qua al mercato? Allora fa l'asta del pesce, asta tutto il pesce, a orecchio, che è unica in Italia, unica in Italia nel mondo, asta orecchio. Asta orecchio è una cosa particolare, rimane solamente qui, e ovvero quando il prodotto interessa più acquirenti, il commissionario raduna intorno a sé i soggetti che sono interessati e si fa dire all'orecchio l'offerta di ogni singolo soggetto che vuole acquistare o provare ad acquistare il prodotto. Alla fine dei due giri il commissionario indica qual è stato l'operatore che si è aggiudicato la vendita, il quale a quel punto ha l'obbligo di dichiarare il prezzo di vendita. È molto rudimentale, ancora vecchio come mestiere, è proprio un vecchio mestiere, e Chioggia specialmente ha mantenuto questi connotati. Io ho scelto di fare questa tipologia di lavoro perché mi piace fare questo lavoro, altrimenti non lo faccio. Lei è legato a questo mercato, quindi? Ma certo, io è il cuore quindi questo mercato. Il cuore. Da Pieve di Soligo a Chioggia, da Chioggia a Pieve di Soligo. Appunto, come dicevi, è un percorso che la famiglia Sartor conosce bene. Puoi parlarci un po' di tuo nonno e della tua famiglia? Mio nonno, quando è mancato, era uno degli ultimi che si ricordava del vecchio mercato, quello prima ancora. Un ricordo bellissimo di mio nonno al mercato del pesce è stato quando sono venuto giù, che avevo 15 anni, è sceso dal camion, hai sentito e cominciato a dire il nane è arrivato, si è accosto tutta la pescheria, ha fatto un certo effetto, io che avevo 15 anni così, e vedere tutti che dovevano stringere la mano a mio nonno, che guarda che là è tutto un affare, come anche la mattina che il nonno è mancato, la gente che in fila che ti faceva le condoglianze ha fatto un sì, vuol dire che qualcosa è rimasto.